Nella Cassa Armonica di Piazza Garibaldi di Taranto oggi si è presentato il progetto Contest di Musica Bandistica Innovativa a cura del presidente dell'associazione Mara Beccafarri, il vicepresidente Marco Accoroni. L'iniziativa vedrà in 2 giornate di sfide live tra le varie band partecipanti. La nostra associazione sta realizzando questo progetto Bande Sonore, che è nella sua forma un contest di musica bandistica innovativa, e cioè mira a coinvolgere tutte le bande musicali pugliesi, a coinvolgere e a mettersi in gioco in questo concorso in cui dimostrano la propria capacità di fare proprio un linguaggio musicale contemporaneo, cioè di rivedere il repertorio tradizionalmente offerto, rivederlo e contaminarlo con generi musicali altri o anche proprio con generi artistici che solitamente non sono connessi al mondo delle bande. Ha come due obiettivi che sono assolutamente a portata di mano, che uno è quello di avvicinare soprattutto fascia giovanile alla musica appunto che viene fatta appunto da tanti gruppi musicali, ma anche quello di traguardare anche un ulteriore obiettivo, forse più ambizioso, che attraverso la cultura ci può essere senz'altro anche la creazione di nuova occupazione e di nuovo sviluppo. L'amministrazione comunale di Montemeso non ha fatto altro che sposare in pieno il progetto dell'associazione Monte di Mezzo. Un progetto validissimo che abbiamo fatto in brevissimo tempo nostro, abbiamo messo a disposizione tutto quello che era nelle nostre possibilità affinché questo progetto abbia il successo che merita. Contest perché, a differenza di una comune esibizione o di un semplice festival dove le bande magari si esibiscono anche in giorni diversi, quindi non hanno neanche la possibilità di ascoltarsi fra di loro o di interagire direttamente, il contest diciamo che è proprio il motivo principale che spinge le bande. Proprio avendo questo tipo di war, no? Che in genere è sempre sfondo di sfide, magari per l'hip hop o per il rap, portano le bande a un motivo in più per dimostrare le proprie armi e quindi le proprie armi che poi sono in maniera costruttiva, armi che produrranno innovazione, sperimentazione.